Perché, maestra, si è tagliati i capelli. E tu hai deciso di farlo anche tu perché? Per dare forza. Gli ho fatto una sorpresa. Un gesto semplice quanto disarmante, quello di Gabriele, dedicato alla sua maestra in un momento di difficoltà. Quando la donna si presenta all'asilo con i capelli rasati, il bimbo intuisce che c'è qualcosa che non va. Ed è così che, arrivato a casa, comunica a mamma Caterina e papà Andrea la propria decisione, quella di rinunciare alla sua folta chioma, che lo ha reso anche una piccola star, testimonial di brand e attore. È difficile spiegare a un bambino dell'asilo che cos'è una malattia, una chemioterapia, un percorso da affrontare, però secondo me così piccoli comunque intuiscono che c'è qualcosa di diverso, che c'è qualcosa che non va e trovano il modo per affrontare questa situazione a fianco alla persona che appunto deve fare questo percorso. Un bambino empatico e molto sensibile, un orgoglio anche per il papà, ex centrocampista del Treviso Calcio. Nel male comunque è una cosa positiva, perciò ce lo auguriamo, insomma, che sia un esempio per tanti altri. Passione per il pallone, che è un po' il denominatore comune di questa storia. Gabriele, che gioca con la maestra Sofia sul prato di casa, è l'immagine di una partita del cuore da vincere insieme. Lei tifa Inter, io tifo Juve. Però Però siamo amici lo stesso. e gli vuoi bene anche? Sì. Tanto, Sì. tantissimo. Fammi vedere quanto quei bra, quanto bene.